Sempre nel comprensorio della città metropolitana di Torino andiamo a Sestrier, presso Casa Olimpia, dove si è tenuto l'evento lancio del sistema turistico Alpicozie Outdoor, frutto di un grande lavoro di territorio che valorizza e promuove itinerari escursionistici a tappe con diverse difficoltà per scoprire meglio, conoscere e vivere le montagne, i paesaggi, le borgate, gli alpeggi e i punti panoramici, tutti gli interessi storico-culturali delle Alpicozie. Guardate che in tutto il resto d'Europa i parchi sono un grande evento. I parchi riescono a produrre economia, soprattutto in quei territori marginali, soprattutto in quelle aree. E guardate che in Piemonte ce ne sono tante, dove sono venute meno le comunità montane, dove le unioni dei comuni non funzionano, dove. L'appuntamento di oggi qui a Sestrier è proprio la ciliegina sulla torta, il clou di tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Attraverso questo PSR siamo riusciti a presentare questa app, questa nuova app che consentirà a tutti i nostri fruitori di poter fruire al meglio di tutti i nostri sentieri, di potersi creare i loro itinerari anche da casa, di modo da poter arrivare già preparati sul nostro territorio, avere un punto di partenza, sapere quali sono i vari punti di interesse, sapere quali sono i punti più importanti che li accompagneranno durante la loro visita e durante la loro gita nei nostri sentieri e nelle nostre valli. Alla presenza qui dell'assessore regionale Fabio Carosso, l'assessore alla montagna e ai parchi, siamo riusciti a presentarlo in anteprima all'inizio della stagione, di conseguenza da domani partiremo anche con questa applicazione che sarà a disposizione di tutti e tutti potranno scaricarla sul loro smartphone in modo da poter arrivare preparati per la loro vacanza sulle nostre montagne. I parchi stanno facendo un ottimo lavoro, da qualche giorno abbiamo aperto tutti i punti informazione, tutti i punti info che ci sono sui vari percorsi dei vari parchi. Vi ricordo che l'ente di gestione dell'Alpicozie è composto da 4 differenti parchi, che sono il Parco dei Laghi di Avigliana, il Parco del Sierra Rocciavre, il Parco del Gran Bosco di Sabetta e il Parco della Valtroncea. In tutti questi parchi abbiamo aperto i punti info, sono aperti tutti i rifugi stanno lavorando discretamente bene, vuoi anche per le condizioni atmosferiche che in questo periodo ci stanno decisamente aiutando. Quindi direi quella che si prospetta è una buona stagione estiva per la nostra montagna, per le nostre valli, per i nostri parchi. La tipologia di sentieri che i nostri fruitori potranno utilizzare sono assolutamente diverse. Sono sparsi su tutti e 4 i nostri parchi, sono 8 itinerari principali che vi abbiamo presentato prima e da questi 8 itinerari si diramano tutta una serie di sentieri per quasi 1000 chilometri con diverse difficoltà e che vi portano in ognuno dei paesi delle nostre valli. Quindi a partire dal Parco Orsiero Rocciavre, quindi dalla bassa Valle di Susa, per poi passare al Gran Bosco di Salbeltran, per poi scendere da nuovo da questa parte della Val Chisone vedendo il Parco della Valtroncea e tutta la parte del Parco Orsiero che riguarda appunto la Valle Chisone, fino ad arrivare a Finestrelle e Rur, quindi proprio nella parte bassa della Val Chisone. Da questo punto di vista incontriamo il forte di Finestrelle, quindi con tutte le sue peculiarità. Questi sentieri sicuramente rappresentano un grosso patrimonio per la nostra valle, rappresentano un grosso patrimonio dal punto di vista turistico, sono assolutamente competitivi con tutta la parte sentieristica che possiamo trovare anche dall'altra parte delle Alpi. Quello cui stiamo ragionando è pensare di fare un unico grande comprensorio turistico montano estivo con i parchi francesi, in modo da poter presentare in tutto il mondo un prodotto che possa attirare, che possa essere fruibile ai turisti che arrivano da ogni parte del mondo. I parchi delle Alpicozie, istituiti nel 1980, sono 4, per una superficie complessiva di oltre 18.000 ettari e coprono un territorio vasto che dalla pianura sale fino a raggiungere i 3.280 metri sul livello del mare della Punta Rognosa di Sestrier nel Parco della Valtroncea. Un vasto e spettacolare territorio da offrire al turista, un'opportunità per queste zone montane che tramite il parco possono fare economia? I parchi teoricamente oggi dovrebbero fare economia, i parchi sono nati anche per fare economia. Vero è che la tutela dell'ambiente è fondamentale, ma altrettanto vero è che soprattutto in aree montane come queste, se non si trova il modo di fare qualche tipo di economia, che deve essere chiaramente un'economia ambientale, un'economia da parco, un'economia che aiuti il territorio, difficilmente in queste aree potremmo far sì che i nostri figli rimangano a lavorare, rimangano
a sviluppare quelle attività, sono protratte negli anni. Abbiamo l'assoluta necessità di far sì che il turismo, soprattutto dal punto di vista, soprattutto nei periodi estivi, torni a sfruttare le nostre aree. Come abbiamo detto, abbiamo grossissime peculiarità, queste peculiarità devono essere presentate al mondo, devono essere presentate a livello nazionale, possono essere presentate a livello europeo, possiamo creare, come dicevamo prima, insieme ai parchi francesi, una grossa offerta turistica. Quindi i parchi devono fare economia. Solo così riusciremo a sviluppare la ruota. Perché? Perché c'è voglia di venire a vivere nelle vostre vallate, c'è voglia di ritornare in questi posti che i nonni hanno lasciato. Allora, sono venuto oggi qui a Sestriere per ascoltare i sindaci, la gente, i cittadini di queste vallate, perché è da qui che dobbiamo ripartire per innovare, per far crescere la nostra montagna, per sviluppare la nostra montagna. Serve lavorare tutti insieme, creare opportunità, perché i giovani possano rimanere o ritornare in queste vallate. La regione è vicina ai piccoli territori, soprattutto noi consiglieri di provincia, come ci definiamo noi, vogliamo ascoltare. Cercheremo di fare del nostro meglio perché in queste vallate torni il sorriso. Non poteva mancare all'evento, per dare il benvenuto a tutti i suoi ospiti, il primo cittadino, nonché consigliere regionale, Walter Marin. Direi che la presenza a Sestriere del Parco Alpicozze, di molti sindaci dei territori di queste valli che si trovano praticamente poi al colle di Sestriere idealmente, direi che è un buon segnale perché la montagna ha delle opportunità che riteniamo non siano mai state sfruttate, diciamo, a pieno. Siamo in un territorio che, parlare di montagna, è, io la chiamo l'industria dello sci, in un comune, in un comprensorio sciistico che è l'Unione Montana dei Comuni della Via Lattea, che trova su 6 comuni 4.300 residenti ma 5.500 posti di lavoro. È un'industria che dà lavoro alle valli, che fa sì che le valli rimangano popolate, che fa sì che diano delle opportunità di lavoro anche per i giovani che riescono a stabilirsi un proprio know-how e avere la possibilità di pensare il loro futuro su questi territori. È una realtà che ha i servizi, nel momento in cui ha servizi riesce a dargli la montagna non si spopola, perché il montanaro ama e vuole stare nei suoi territori. Io credo che ci siano le premesse per ripartire con una nuova politica della montagna che sia fatta dai territori montani e non da una politica regionale. Ma la politica regionale segua, ascolti i territori e sono convinto che non si può che arrivare a dei buoni risultati.